Tutti noi apprezziamo cose differenti nella vita. Per alcuni la felicità si trova nella ricchezza e nel successo, mentre per altri si trova nell'amore. Indipendentemente dal percorso di vita che scegliamo, è importante che tu capisca le leggi che governano il nostro universo. Comprendendo l'universo potrai infatti entrare in armonia con le sue leggi e attrarre ciò che desideri. Something that you really got to pay a lot of attention to. It's not something you learn overnight. But you get studying this and you can literally have anything you want. Dobbiamo però prima capire cosa sono le leggi dell'universo per poterle usare per attrarre ciò che desideri. Le leggi naturali riguardano i fenomeni naturali e governano tutto ciò che accade nell'universo. Non sono leggi buone o cattive, non hanno lo scopo di aiutare o ferire. L'universo non discrimina tra il bene e il male, quindi queste leggi semplicemente esistono e sono neutrali. Queste leggi operano nelle nostre vite e determinano i risultati che otteniamo, tuttavia non molti ne sono consapevoli. Quando i pensieri che hai si manifestano, non tengono conto del loro impatto. La legge della natura più nota è quella dell'attrazione e molto probabilmente ne avrai già sentito parlare in qualche video, che ti avrà anche insegnato i modi per attirare ciò che desideri. Soldi, la vita dei tuoi sogni, l'amore e molto altro. La legge dell'attrazione afferma che le cose su cui riponi la tua attenzione nella tua vita sono le cose che attirerai nella tua vita. I pensieri sono una forma di energia. Quindi quando pensi «spero che questa giornata non sarà un disastro», l'universo non percepisce che tu non desideri una giornata disastrosa, ma raccoglie solo la tua negatività e paura e ti restituisce la stessa energia negativa. A lot of people just use their imagination for gosh, I hope this doesn't happen or I hope that doesn't happen. They're letting it go in the wrong direction. La legge della vibrazione, invece, è leggermente diversa. Questa è la legge primaria e la legge dell'attrazione esiste solo in correlazione alla legge della vibrazione, perché è la vibrazione che porta all'attrazione. Come disse Albert Einstein, tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Se ti sintonizzi alla frequenza della realtà che desideri, allora non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non è filosofia, questa è fisica. Quando elevi le tue vibrazioni alla cosa che vuoi ottenere, nulla ti impedisce di attrarre ciò che desideri. When John Kennedy, when he was the president of the United States, asked the good doctor, the father of the space program, greatest scientist, you know, what it would take to build a rocket that'll carry a person to the moon and bring him back safely to Earth. He answered him in five words. He said, the will to do it. La convinzione deriva dalla massima fiducia in te stesso e nell'universo. L'universo è in continuo movimento ed i movimenti sono le vibrazioni. La frequenza e la velocità delle vibrazioni è anche la sola differenza tra due oggetti qualsiasi. Anche una sedia o una bicicletta o un sasso, cioè oggetti che credi siano fermi, in realtà vibrano, ma a bassa velocità. When you photograph mass, you can photograph the energy coming from it. You can photograph a plant and you'll see there's a vibration coming from the plant. Everything vibrates. A garden rock is vibrating. Everything moves. Nothing rests. Invece il tuo corpo vibra ad una velocità molto elevata ed ha un impatto incredibile, più grande di quanto pensi. It starts right in your own mind, right in your own head. Your mind activates brain cells. And when those brain cells are activated, you impact the whole universe. Do you know that thought waves are cosmic waves that penetrate all time and space? I tuoi pensieri e i tuoi sentimenti controllano le vibrazioni del tuo corpo. Per questo tu stesso hai il potere di dettare le frequenze in cui vibri. Le tue vibrazioni attireranno cose e persone verso di te che hanno la stessa corrispondenza vibrazionale. Insomma, puoi attrarre ciò che condividi.
Se sei una persona negativa, che si concentra sempre su come tutto potrebbe andare male, allora attirerai persone negative e pessimiste che non riescono a vedere il lato positivo. Se sei positivo e ambizioso, attirerai una cerchia di amici e persone ugualmente positive e ambiziose. Non sono i tuoi pensieri a diventare realtà, è la tua vibrazione che diventa realtà. La differenza tra la legge dell'attrazione e la legge della vibrazione è che la prima si concentra su quello che vuoi, mentre la seconda ti indica cosa dare per ricevere. We teach you the primary cause of the good that you desire. You take care of the cause, the effect always takes care of itself. Come fare per attirare la vita dei tuoi sogni? Bob Proctor ci dà la risposta. Bob Proctor è un autore canadese conosciuto per Sei nato ricco, il suo libro bestseller. Lui non ha semplicemente raccontato la legge della vibrazione, ma ha usato lui stesso queste tecniche per attirare e creare per sé una vita migliore da milionario. I had really been struggling my whole life. Never had a half decent job, had nothing really going for me. And here I am, owning a company that operates in 7 cities, 3 countries. Secondo Proctor, incanalare consapevolmente le tue vibrazioni nella giusta direzione ha il potere di creare miracoli. Quindi prestare attenzione alla tua energia e a quella delle persone, delle cose che ti circondano, può aiutarti ad elevare le tue vibrazioni e ad allineare alla frequenza di ciò che desideri. Ma come funziona? La fisica quantistica afferma che ogni particella nell'universo sia fatta di energia, ed anche a livelli microscopici è dimostrato che la materia è composta da molecole e atomi che vibrano. I nostri corpi sono composti al 99,99% di spazio vuoto. Tutta la materia, infatti, è principalmente spazio, e la massa rimanente è energia. Se annullassimo lo spazio che esiste tra le molecole, l'intera nostra specie si adatterebbe al volume di una zulletta di zucchero. Lo spazio vuoto consente agli atomi di oscillare e alle onde di funzionare, ed è qui che avviene il moto quantistico nello spazio tra le masse. La maggior parte del nostro corpo è costituita da particelle quantistiche che non comprendiamo del tutto. Ad oggi conosciamo meno dell'1% del nostro corpo, perché ci siamo concentrati solo sulla parte fisica. Comprendiamo la materia, la massa e gli atomi in quanto operano in modo simile nella realtà fisica. Tuttavia, come possiamo cominciare a comprendere il vuoto? Non è tangibile e non lo vediamo e non lo sentiamo, eppure è la parte più importante di noi stessi. E la legge della vibrazione opera nel vuoto. Più precisamente all'interno delle oscillazioni nello spazio a livello atomico. Il vuoto fa parte del misticismo quantistico che cita la meccanica quantistica. I nostri corpi sono fatti di energia, che siamo in grado di percepire come materia solida perché è l'ambito di studio più conosciuto, ma il mondo quantistico è ancora in gran parte sconosciuto. È un campo inesplorato, ancora in fase di studio nella comunità scientifica. È qualcosa di sfuggente. Nel mondo quantistico potresti lanciare una palla contro una parete e potrebbe riapparirti dietro di te e colpirti. Gli elettroni sono presenti ovunque e da nessuna parte simultaneamente. Possono essere percepiti come reali solamente quando c'è un osservatore e non sappiamo ancora perché sia così. Gli elettroni sono presenti ovunque e da nessuna parte simultaneamente. Possono essere percepiti come reali solamente quando c'è un osservatore e non sappiamo ancora perché sia così. La dualità delle particelle d'onda è stata usata per spiegare la manifestazione. Tuttavia, in realtà, gli esperti della manifestazione non sono ancora coscienti del suo funzionamento. Siamo ancora all'oscuro di molte cose e ci rivolgiamo quindi alla meccanica quantistica per avere risposte. Tuttavia, conoscere con esattezza il funzionamento del misticismo quantistico non è necessario. Possiamo comunque interpretare il percorso per incrementare le nostre vibrazioni e attrarre la vita che desideriamo. La chiave è iniziare a conoscere te stesso, perché la buona riuscita
dipende dal tuo intuito. Hai mai avuto una sensazione su qualcosa? Magari la tua testa ti dice una cosa dopo aver valutato i pro e i contro, ma una certa sensazione ti dice l'opposto. O ancora sei entrato in una stanza al fine di una discussione e hai sentito che è accaduto qualcosa senza nemmeno vedere i volti delle persone presenti. La legge della vibrazione è strettamente legata alle tue intuizioni ed è la causa e la responsabile delle sensazioni viscerali che provi. Fare una strada diversa per andare in ufficio ed evitare un incidente, prendere l'auto ed evitare lo sciopero dei mezzi. Questi sono esempi di come la legge della vibrazione stia già operando nella tua vita, anche se potresti non riconoscerlo subito. I fisici quantistici stanno studiando l'interazione degli atomi che consentirebbe la condivisione delle informazioni anche su grandi distanze. Questo potrebbe spiegare perché sia possibile intuire un disastro prima ancora che accada o un incidente di una persona cara in tempo reale. Potrebbe esserci comunicazione tra gli atomi, anche a grandi distanze. Questa relazione è anche responsabile dell'attrazione che provi verso alcune persone. Se una persona non ti piace senza sapere perché, potrebbe essere per via della legge della vibrazione. Potresti aver sentito la diversità delle vibrazioni e per questo potresti voler fuggire da quella situazione. Considerando il lato positivo, questa legge può anche essere sentita ogni volta che fai qualcosa di positivo. Quando stai passeggiando sulla spiaggia, o quando sei semplicemente in uno stato di calma e ti senti amato. Le vibrazioni degli atomi nell'ambiente che ci circonda influenzano ed hanno un impatto significativo su ciò che sentiamo. Ora che abbiamo capito a grandi linee come funziona la legge della vibrazione, come è coinvolta nelle nostre vite e l'impatto che essa ha, come possiamo iniziare ad aumentare le nostre vibrazioni? Paul taught me, he says it's all in awareness, Bob. He said there's a marvelous inner world that exists within us. And the revelation of such a world enables us to do, to attain, to achieve anything we desire within the bounds or limits of nature. Perché questo è importante? Dobbiamo andare alle parole di Einstein. Se entri nel quadro dell'energia del bene che desideri, il bene non può fare a meno di manifestarsi. Sostanzialmente devi diventare consapevole di ciò che vuoi e mantenere quell'immagine nella tua mente affinché si muova nella realtà. Un altro modo per dirlo è che stai spostando questa immagine dal tuo subconscio alla tua mente conscia. It's the thoughts that you think in your conscious mind that you impress upon your subconscious mind that causes you to feel the way you feel. Feeling is conscious awareness of vibration. Those feelings are expressed with and through your physical body. That causes the action which produces the result. Now, getting them all lined up is called attitude. Now, some people line up on the negative side. They're going to see what's wrong. And you know something? They're right. There's something wrong. Other people go on the positive side. They see what's good. And they're right. There's something good. You can find what's right or wrong in anything. Doesn't matter what you're looking at. Abbiamo la capacità di pensare tutto ciò che vogliamo pensare. E ciò che pensiamo determina i nostri sentimenti, perché veniamo coinvolti emotivamente. Il coinvolgimento emotivo porta quindi ad azioni che producono risultati. Tuttavia, il problema è il pensiero che è il punto di partenza in tutto questo processo. La maggior parte delle persone non pensa. L'attività mentale non costituisce un pensiero. La reazione a un suono forte, sentire la sirena dell'ambulanza e presumere che sia successo qualcosa di negativo, questo non è pensare. Tu possiedi facoltà superiori. Your perception, the will, reason, imagination, memory, intuition. These higher faculties are what literally separate us from all the rest of the animal kingdom. All the rest of the little animal kingdom, they're completely at home in their environment, they blend in. You and I are totally disoriented in our environment. Puoi sfruttarle una volta che diventi consapevole di ciò di cui hai bisogno nell'universo. And as you understand yourself a lot better, you're going to find your finances are going to improve.
your health is going to improve, your relationships are going to improve, your whole world starts to get better. The educated mind is also referred to sometimes as the intellectual mind. That's where all the intellectual factors are. Remember I told you what they were? You had perception, the will, reason, imagination, memory, and intuition. There's six of them. They are our mental muscles. And as you start to understand how to develop them, you can become a very powerful person. Quando raggiungi la totale consapevolezza di te stesso, della tua vita e delle tue ambizioni, allora le possibilità sono infinite. Cerca il tuo scopo e aggrappati a quell'immagine mentale con tutto te stesso. Sii convinto di essere fatto per questo perché è il tuo destino. Il nostro universo è illimitato e ancora oggi gli studi non comprendono tutto ciò che accade al suo interno. Sappiamo però che è pieno di energia e potere e che una volta raggiunta la chiarezza mentale puoi utilizzare questa energia e questo potere per te stesso. Riconnettiti con te stesso e il tuo mondo interiore. Inizia a aumentare le tue vibrazioni e solo così potrai vivere la vita a cui sei destinato.